80.000 giocatori di Gran Turismo 5 è un sogno. Passare dalla PlayStation alla guida di una vera Nissan da corsa. I 21 gamers italiani più veloci si sfideranno nelle finali nazionali. Soltanto in 6 avranno accesso al Race Camp di GT Academy a Silverstone. Uno di loro avrà la possibilità di diventare un vero pilota professionista. I 21 gamers italiani più veloci su PlayStation. Una pista di livello internazionale, il circuito di Silverstone. Come tutor, Vita Antonio Liuzzi, pilota di Formula 1. In palio, un posto da pilota ufficiale Nissan. Minh Thuan Nguyen è uno dei 6 finalisti italiani dell'edizione 2013 di GT Academy. Dopo aver superato le selezioni su PlayStation 3 ed aver passato le finali nazionali a Vallelunga, si è aggiudicato uno dei 6 posti a disposizione per volare a Silverstone e provare a diventare un pilota professionista. Per me correre, andare in pista è un'emozione incredibile. Sentire la macchina che si muove, sentire i cavalli che ti spingono è vita. Il mio nome è di origine vietnamita perché mio padre viene dal Vietnam, è arrivato qua dopo la guerra. Guardava tanto Formula 1 e me la faceva guardare anche a me. E quando potevo mi portava negli autodromi e andavamo a guardare la Formula 1 insieme. La mia infanzia è stata soprattutto fatta di videogiochi di auto da corsa, fino ad arrivare praticamente all'era PlayStation. Gran Turismo, secondo me, a chi gioca può dare molto quando poi può provare in pista la macchina vera. Puoi imparare i tracciati, puoi provare le staccate, ti dà molta tecnica poi che puoi trasmettere sulle macchine reali. Giocando ai giochi di motori mi sono cominciato a appassionare anche di più nel mondo reale, alle auto. Ogni tanto mio padre mi accompagna al circuito vicino a casa, dove comincio a prendere confidenza con la pista. Dal virtuale al reale è un bel passaggio. Quando guidi a casa sulla tua postazione non senti le forze. Sulla macchina reale ci sono le forze G che sono praticamente determinanti per capire cosa sta facendo la macchina, il comportamento che ha. Penso che questo sia il passaggio più grande. Però diciamo che se uno usa il simulatore ha già una buona base per passare al reale e andare anche forte. Quando sono arrivato a Roma per la finale sapevo che passare il primo giorno era molto difficile e nella fase simulativa mi sono classificato 7º. La pista dove è andata meglio è stata Indianapolis perché mi sono allenato molto a casa e quindi sapevo già tutti i riferimenti dove andavano a girare le curve. Quando sono arrivato a Vallelunga ero ancora molto più teso. Le prove fisiche mi spaventavano ed invece già dal primo test, quello di corsa, sono riuscito a vincere, ma ero proprio distrutto, avevo dato il 100% e sono caduto a terra alla fine. Hanno dovuto aiutarmi per farmi rialzare. Big strong boy. La macchina a me è piaciuta subito perché era molto agile, si muoveva bene tra i birilli.
preso subito confidenza e già dai primi tre giri di prova sono riuscito a fare dei tempi discreti. Quello che ha avuto più difficoltà è stato il secondo tornante, diciamo, c'erano i coni a cerchio, però tutto sommato alla fine il tempo è uscito. Per Silverstone mi sto allenando duro, vado a correre molto insieme al mio amico Mirko che ha molto fiato, ha sempre corso. Sto andando in palestra per allenare i muscoli che saranno maggiormente sollecitati. E giro in pista e prendo confidenza con le macchine. Silverstone per me è come un paradiso. Correre dove hanno corso tutti i più grandi piloti del mondo, per me è un sogno e già essere lì significa molto. Diventare pilota ufficiale Nissan per me vuol dire far diventare la mia passione il mio lavoro. Nel prossimo episodio conosceremo un altro dei 5 finalisti che voleranno a Silverstone per vincere e coronare il sogno di diventare un pilota professionista.